Beh, in effetti sono io anche a dover ringraziare per l'opportunità di poter parlare anche qui oggi, cosa che mi fa estremamente piacere. Mi fa molto piacere per il consesso che stiamo, mi fa molto piacere perché stiamo parlando di un risultato che è venuto dopo tanti anni di ricerca e di sforzi congiunti di un bel numero di persone. E la presentazione che faccio è scritta in inglese, non mi preoccupate, ed è, l'ho fatto insieme a Marcello Coretti, che è l'altro vecchio saggio marziano italiano insieme. Siamo noi due ormai, come dire, gli ultimi dei moichiani dei marziani nati ai tempi dei Viking. E comincio nel raccontarvi in effetti come siamo arrivati a un certo punto di questa storia a pensare a Marsis e a pensare poi anche al discorso del ritorno. Allora, qui vedete un grafico in cui ci stanno le varie missioni, non sono tutte quelle che sono andate su Marte, sono alcune prese tra i momenti più significativi di scoperte. E cominciamo dal Mariner 2, solo per dire che con Mariner 2 capimmo che non c'era acqua su Marte in superficie, né che c'era vegetazione e che i canali non erano i canali di Marte, erano. E poi però arriviamo molto rapidamente alle missioni successive, come la scoperta delle polar caps, delle calotte polari, fatta e l'osservazione, scoperta non tanto perché si vedeva anche la Terra come esistenza di macchie bianche, ma per capire la natura di vere calotte polari si deve aspettare il Mariner 9 qualche anno dopo. Poi, i Viking, ovvero i primi oggetti che sono atterrati sulla superficie di Marte, oggetti umani atterrati che hanno funzionato con successo in cure sulla superficie di Marte, e avevano anche di un'orbita che li accompagnava, quindi l'osservazione da parte sia dal suolo che da orbita, che hanno per esempio mostrato la presenza di vapori di acqua, quindi di nebbie, di ghiaccio che si depositava sulla superficie e così via. E poi si arriva qualche anno dopo, Marte ha avuto un grande gap sulle missioni. Dall'arrivo del Viking nel 77 fino al 2000, circa 1997, per essere più precisi, non ci sono più state missioni marziane, si riduceva il 96 per farlo. E poi però per fortuna è arrivato il Mars Global Surveyor, in cui si è cominciato a osservare la presenza di strutture di scorrimento di acqua anche recenti, quelle siano i Galles, ovvero piccole strutture sui laterali, per esempio, di valli o anche di crateri, e anche lo scorrimento di sedimenti. Poi, Mars Odyssey, l'evidenza della presenza di ghiaccio d'acqua in forma permanente non solo nelle calotte polari, Mars Express, che insieme in effetti al Mars Reconnaissance Orbiter, ma il Mars Express è arrivato due anni prima, nel 2003, mentre MRO è arrivato nel 2005, le evidenze della presenza di un ciclo dell'acqua e che l'acqua è stata sicuramente per lunghi periodi su Marte allo stato di vita. Poi arriviamo al primo dei rover di nuova generazione di Mercury, Mars Exploration Rovers, che ha erano due anche in questo caso, che hanno fatto vedere la presenza di un'energia legata ad ambienti umidi, quello si chiama wet mineralogy. E poi ancora più recente Phoenix, che è già stato accennato prima, quindi la presenza anche di carbonati e di sali, e infine con l'ultimo, l'osservazione, con l'ultimo rover per la sua massima osservazione dall'interno della presenza di ambienti lacustri. Quindi una lunga strada che è in effetti una breve storia della ricerca dell'acqua su Marte, che, come ho messo nel titolo, in effetti è stato il sacro graal di tutti gli appassionati e tra i torci che hanno studiato negli ultimi quattro decenni di Marte. Vediamo quali erano le condizioni al contorno di questo. E cominciamo a parlare di condizioni al contorno dal punto di vista planetario, ovvero dalle variazioni dell'ubiquità del pianeta, poi andremo a vedere qual è la struttura interna e qual è un eventuale flusso di calore dall'interno,
il comportamento e gli effetti del permafrost, che sono, permafrost è l'acronimo tra permanent frozen ground, ben presente anche sulla Terra, sono caratterizzate da permafrost tutte le regioni nord estreme e ovviamente anche molte delle regioni estreme sud del pianeta Terra. Non so bene chi deve progettare per esempio le ferrovie in Siberia, cosa significa avere a che fare con un terreno che cambia natura tra estate e inverno, o chi deve scalare perché è molto più duro del ghiaccio. E poi le evidenze sismologiche che minano luce. Cominciamo dalla variazione di obliquità. La variazione di obliquità in un pianeta significa essenzialmente il cambiamento delle stagioni e del ciclo delle stagioni. Quindi se abbiamo un'alta obliquità, diciamo con obliquità rispetto al piano dell'eclittico, ovvero al piano che interseca il Sole e la Terra, o l'orbita del pianeta stesso, quando è una quarantina di gradi avremo delle estati molto calde, per contrasto con gli inverni molto freddi, e anche un eventualmente un alto tasso di umidità per questo tipo di alternanza. In caso di bassa obliquità, intorno ai 10 gradi, abbiamo invece delle estate decisamente più fredde e di conseguenza degli inverni meno freddi, ma un'umidità complessivamente minore. Questo sulla Terra conta relativamente poco, perché l'umidità della Terra è rimasta costante nel corso di milioni di anni, anzi miliardi di anni, grazie al fatto che abbiamo la Luna e che si comporta come uno stabilizzatore delle oscillazioni esterne. Su Marte non è stato così, quindi andando a studiare i cicli di variazione dell'obliquità nel passato, e diciamo possiamo ragionevolmente andare intorno a oltre 20 milioni di anni a studiare questo dal punto di vista matematico, cioè, osservare partendo dalle oscillazioni di oggi, abbiamo una sostanziale decrescita tra il periodo più attivo noachiano fino a amazoniano, nostro periodo, in cui però ogni tanto vedete ci sono dei picchi molto intensi che sono i momenti in cui c'è il cambio maggiore di obliquità. Questo ha sicuramente un'influenza, proprio per quello che ho detto prima, anche rispetto alla presenza o meno e al comportamento dell'acqua in caso di acqua superficiale. La struttura interna, diciamo, non è che ne sappiamo tantissimo della geofisica di Marte. Se ne sa abbastanza da misure ovviamente fatte sia con metodi di radioscienza sia con altri tipi di metodi, però metodi comunque grosso modo ha una struttura in cui con un grande punto interrogativo ci dovrebbe essere un core di circa 1700 km di diametro e una layer, un strato intorno molto spesso e infine una crosta relativamente spessa anche questo. Questo diciamo è osservabile o perlomeno ha una serie di evidenze anche sulla parte superficiale. D'altra parte non osserviamo né vulcanismo recente, infatti quello che dicevi prima sul vento solare è anche legato al fatto che i vulcani, contrariamente a Venere, che continua a produrre moltissimo gas e quindi l'atmosfera continua a esistere, su Marte è scomparsa perché scomparendo il campo magnetico e non essendoci nessuna fonte che andava a ripristinare il gas atmosferico, è stato del tutto portato via. E anche questa è un'indicazione del fatto che Marte non abbia un interno attivo, non abbia un mantello diciamo fluido come quello della Terra. Inoltre c'è una grande dicotomia tra l'emisfero nord e l'emisfero sud di Marte. Tutto l'emisfero nord è mediamente più basso dell'emisfero sud, all'apparenza meno caratterizzato e molto più diciamo liscio, con meno rilievi montuosi e probabilmente tutto questo è magari l'indicazione di un'antica tettonica a placche che però si è rapidamente fermata. Quindi è un pianeta che potrebbe sembrare che abbia avuto una crescita veloce, un invecchiamento. Sul heat flow in effetti non abbiamo molte misure, abbiamo
diciamo, una misura presa essenzialmente da osservazioni da Olga e da misure della temperatura fatta sulla superficie. Manca ancora una temperatura, una misura fatta all'interno della superficie che ci dica effettivamente qual è il gradiente geotermico. Questo è molto importante da un punto di vista di capire se poi l'osservazione che ho visto non è essenziale. Possiamo sopravvivere anche con le nostre osservazioni sono solide anche indipendentemente dalla presenza di calore interno, però diciamo la presenza di calore interno faciliterebbe un po' la situazione di un'eventuale acqua, delle acque possibilmente sottoposte. E poi parliamo del permafrost. Il permafrost, come detto prima, è una mistura di acqua e di ghiaccio. È una struttura largamente diffusa in molte zone della Terra ed è anche largamente diffusa in molte zone di mare. Nella Terra il permafrost è spesso un permafrost non permanente, cioè d'estate buona parte dell'acqua si liquefà, lo vedete nell'immagine sotto, e quindi rimane uno stato liquido in superficie, mentre d'inverno poi si ricongela tutto. Su Marte questo grande ciclo non c'è, anche perché l'acqua su Marte teoricamente, anzi dal punto di vista del punto di vista dell'acqua, può sopravvivere nella superficie, ma può sopravvivere soltanto in un intervallo molto limitato di tempo, quello proprio ottimale, quindi comunque dura poco, come le acque di vita. Ma restano moltissime tracce che sono questi poligoni esagonali, per esempio, tipici delle zone di cui il permafrost si è ciclicamente solido, che sono sia presenti sulla Terra che molte evidenze su Marte. Poi abbiamo altri tipi di evidenza superficiale per quanto riguarda la presenza di acqua sulla superficie. Ci sono le cosiddette paleolaghi, ovvero evidenze di laghi ormai distanti. Abbiamo queste immagini che vedete in alto a sinistra, prese dall'interno del Gale Crater, prese appunto da Mars Smart Lab, da Curiosity, e poi ci sono altre zone che sono quelle invece di più tipicamente fluviali, questo è il caso del Mars Exploration Rover, che mostrano vari segni di scorrimento di acqua superficiale, sia a macro livello come in questo caso, sia anche a micro. Altre evidenze invece dall'orbita sono per esempio la presenza di delta fluviali, grandi delta fluviali. Mediamente tra l'altro i fiumi di Marte sono molto più lunghi dei fiumi terrestri, quindi i letti essiccati dei fiumi che vediamo su Marte sono molto più lunghi degli eventuali fiumi terrestri, mediamente. Anche i delta, ovvero il punto in cui il fiume sfocia in un ambiente di tipo lacustre o marino, sono molto più alti, e in più ci sta tutta una serie di studi fatti sulla modellizzazione dell'idraulica in alcuni laghi di Marte, in cui si può vedere il livello dell'acqua e l'emissario e l'emissario sono visibili, ben visibili in queste, che lo vedete in quella zona. Sì, lo vedete in questa immagine, c'è un emissario, si nota piuttosto bene, e poi se vado a vedermi all'altezza del ricalcolo rispetto al diametro, si riesco a vedere che ci sono i punti in cui l'acqua può entrare ed uscire da questo lato. Recentemente, lo scorso anno, poco dopo che noi abbiamo pubblicato il nostro articolo, è stato presentato su Journal of Geophysical Research un articolo sempre al primo nome italiano, collega Salese, sempre all'università di Siena, che ha dimostrato l'esistenza di un vasto rete di zone sulla superficie di Marte in cui erano presenti acque superficiali, e quindi era un sistema molto ampio, quindi tanta acqua era sicuramente su Marte, almeno in un certo punto della sua storia. L'altro elemento importantissimo della ricerca è la presenza di sali, petrolati, come dicevo, sentito prima da Marco,
che sono stati visti per la prima volta in maniera abbastanza casuale anche da Mars Express Rover, Mars Exploration Rover, in cui camminando sulla sabbia di Marte a un certo punto le ruote si sono impantanate e da sotto la superficie rossa è emersa questa polvere bianca. Polvere bianca che è un tipico esempio di sali che sono stati inglobati e in un momento in cui c'era acqua e poi sono rimasti sotto lo strato di sabbia ossidata della superficie. Questo succede anche sulla Terra, infatti qui vedete anche un'immagine presa in Messico, ce ne stanno altre in Marocco, ci sono in zone desertiche, abbiamo la stessa cosa. La presenza di sale è una presenza molto importante, e poi credo che poi ne parleremo in maniera approfondita quando parliamo proprio della nostra scoperta, perché il sale ha varie proprietà, tra cui quella di abbassare il punto di congelamento. Quindi la presenza di sale è sicuramente. Come dicevo prima, il punto critico dell'acqua su Marte è un punto in cui effettivamente tutta oggi l'acqua può essere allo stato liquido. Però molto rapidamente, con pochi gradi e pochi millibar di differenza, può passare o allo stato ghiacciato oppure sublimare. Non passare neanche per lo stato di vapore, sublimare. Quindi non passa solido liquido ghiaccio, ma passa sale ghiaccio e molto rapidamente a vapore. D'altra parte che l'acqua e che un ciclo d'acqua sia ancora evidente e ancora presente, lo vediamo anche in questa immagine. Forse non è molto chiara, questa è una delle zampe di un blender, ma quello che si vedono qua sono delle goccioline d'acqua che si sono depositate, la brina, la classica brina che si deposita anche dalle nostre. Ora, avendo tutto questo in mente, anche se i sali non li conoscevamo, arriviamo al 1997, arriviamo a una riunione dell'International Mars Exploration Working Group a Cape Canaveral, anzi per essere più precisi a Cocodice, per esempio questo è assunto della zona di ghiaccio, dove facciamo la riunione dell'International Mars Exploration Working Group. E era da poco andato sott'acqua il Mars 96, che è un satellite russo che doveva arrivare su Marte, ma al secondo stadio ha deciso di fare su Marte. Ma noi avevamo a bordo due esperimenti italiani e poi c'era un esperimento tedesco, una camera che poi sarà la camera di tutte le immagini che avete visto nel Mars Express, c'era un altro esperimento svedese, insomma c'era un po' di esperimenti e avevamo fatto un po' di chiacchierate precedenti, ovviamente con il in particolare il professor Bordini, che era il responsabile della planetaria di NASA, e con Roger Bonnet, che era il direttore scientifico, persona di grandissima visione e di enorme capacità strategica, che arrivò all'Indico dicendo ma ci sono rimasti un po' di soldi avanzati nel nostro programma scientifico. All'epoca si riusciva a far avanzare i soldi anche in NASA nel programma scientifico, pur facendo le missioni più moderne possibile, ormai questo non succede più. E con questi soldi noi potremmo fare un satellite relativamente piccolo in breve tempo, perché abbiamo anche degli spare che vengono da Rosetta, stato fatto apposta, cioè stato detto a prendere tratto di alcune cose, farne due o tre copie in maniera tale con degli spare che mi possono servire in campagna di lancio e qualcosa a mano, ma li posso utilizzare per qualche progetto fatto. E ovviamente con Minyug approvammo, ero lì, approvammo l'idea, ci piacque molto, però con Italia pensammo, visto anche tutta una serie di dialoghi precedenti fatti sui radar di nuova generazione, che sapevamo avere almeno come concetto nel cassetto, no? Come realizzazione, sì, noi approviamo, però vogliamo il nostro radar. Beh, ovviamente poi ci sono state discussioni, i soliti palleggi che succedono nella selezione delle missioni, però Marsis fu a bordo di Marsis stesso. E poi ci sono molte altre cose da raccontare e saranno raccontate, però sostanzialmente la data di lancio è stata il 2 giugno del 2003.
missione finirà nel 22, perché ancora sta funzionando, ma per Cacchetto per l'anno sostanzialmente funziona. E fu lanciato con un Soyuz fregata e le orbite le avete già viste prima, vi racconto un po' di quello. Gli strumenti che stanno a bordo sono Aspera, che ha una partecipazione italiana, Spican, che non ha una partecipazione italiana e che è uno degli spettrometri per investigare le grandissime atmosfere di Marte. PFS, strumento a guida italiana, planeta fuori spettrometro, che tra l'altro è stato il primo a evidenziare una ciclicità e un'abbondanza anomala del metano nell'atmosfera, insomma. Poi sono un altro risultato. Land Resolution Stereocamera, progettata da un amico che era noico, anche lui scomparso, una camera ad altissima capacità e dell'epoca veramente innovativa. Omega, altro spettrometro con ampia partecipazione italiana, una parte di radioscienza non molto performante, ma comunque sufficiente, grosso modo all'interno, e infine Mansis. Mansis è fatto da una parte elettronica, parliamo di tutto il resto, io vi parlo soltanto della parte antenna. Vi parlo rapidamente della parte antenna perché diciamo fa parte della una parte del mio lavoro, che era anche quella di coordinare le partecipazioni internazionali, e l'antenna è una delle due parti che è stata data dalla NASA a Mansis nella partecipazione e nella costruzione congiunta di questo strumento totale di italiana, quindi l'hanno fatta anche sul nostro specifico. E sostanzialmente era ed è fatta da un dipolo con due bracci da 20 metri, quindi 40 metri totali, e un monopolo da 7 metri. La particolarità di questa antenna è che è che vedete qua, è che è estremamente leggera. Circa ogni 20 metri pesa poco di un chilo, è fatta con una sottile lamina di Kevlar con fili avvolti, quindi estremamente flessibile. Nei punti in cui viene piegata, perché non si può dare certo una scala di 20 metri, quindi lascia piegare una scatola, fa un po' come i pazzi che vediamo ora che escono fuori, c'è una lavorazione delle cerniere che mantiene la piena flessibilità. E si apre in questa maniera. Il punto è che la Terra ha una gravità e non avevamo e non c'era nessun modo per azzerare a terra gli effetti della gravità rispetto all'apertura di un'antenna che era stata progettata per lavorare in assenza totale di gravità, per cui sia che fosse aperta l'antenna a terra che la spiegava e cadeva giù. Quindi prova ad aprirla su un piano a basso attrito, un piano anti G, come si chiama, ma tutti i 20 metri erano impossibili di fare quello. Quindi sono stati aperti gli effetti dei segmenti. Questo ha portato al momento in cui siamo arrivati intorno a Marte, dove aprire l'antenna, a un momento di panico complessivo. Perché alcuni studi puramente teorici facevano vedere che l'antenna si poteva aprire e con l'energia residua rimbalzare indietro un po' come una frusta e ritornare a sbattere sul satellite. Visto che l'antenna è stata data da JPL, risolvere il problema era soprattutto nel loro mani. Hanno speso un sacco di soldi, hanno speso $1 milioni in più per cercare di far girare tutti i modelli teorici possibili, per fare qualche test su due o tre inci, su due o tre cerniere per poter stabilire almeno un livello superiore di energia e così via. Alla fine di tutto questo non si era risolto praticamente niente, perché i metodi di Monte Carlo dava una notevole dispersione dei possibili meccanismi e dei possibili accadimenti. Ci fu una riunione in Estec, in cui eravamo presenti in tanti, e a me toccava la responsabilità come responsabile per conto di chi era proprietario, di chi era proprietario dello strumento, ovvero dell'ASI, e soprattutto per far sì che Giovanni riuscisse finalmente a vedere il suo strumento funzionante. Feci una dimostrazione pratica dicendo: scusate, ma di che energia stiamo parlando? Con che forza andrò a sbattere? Non sappiamo esattamente dove lo sbattere, qual è il momento più critico? È il feed dell'antenna. Beh, il feed dell'antenna, quello che si mette a terra, a quanto resiste quando siamo in campagna di lancio e vibrazioni? Quello che è. Bene, il mio cellulare, quindi l'energia con cui arriverà l'antenna sbatte su massa spessa è inferiore a quella con cui il mio cellulare può cadere eventualmente rotto.
sono buttato il cellulare giù dal falso la scrigna, ho fatto vedere che ovviamente il cellulare funzionava, anche perché era uno di quegli antipunti di standard, in quello che ho detto, e si sbloccò la situazione. Non c'era nessun modo per essere certi al 100% che non sarebbe successo prima. C'era solo un modo di valutare nel quale rischio massimo. E il rischio massimo era assolutamente trascurabile rispetto a funzione terziaria. Infatti poi l'abbiamo detto, è andato tutto bene e sta funzionando. Non mi dilungo oltre sulle caratteristiche di Mars, sai che le taglie naturalmente, non voglio andare troppo lungo con i tempi, e vi dico soltanto che alla fine di tutto questo siamo arrivati a pubblicare l'articolo, purtroppo dopo che Giovanni ci aveva lasciato, però è ovviamente dedicato a lui, e perché tutta questa ricerca, e anche Shared, che è così, in 4 miliardi il cugino che vola su una missione americana di Marsis, esistono grazie al suo ingegno e alla preveggenza che certi tipi di tecnologie possono portare a certi